Grazie a tutti, buongiorno. Abbiamo aperto questa diretta con la magnifica voce, un applauso di Francesca Curtigiardina, accompagnata alla tastiera da Maria Grazia Ritrovato, e vediamo già sulla scena l'attore e regista Sergio Savastano, che leggerà oggi per noi dei brani tratti da Mattinate Napoletane. E con noi c'è anche Marco Perillo, il prefatore del volume. Eccolo qua. Grazie Marco per essere qui e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo.
Prima di partire volevo anche salutare l'altra regia che è Alberto Della Sala, che non si vede ma c'è, quindi ringrazio tantissimo la libreria Cistone, la persona di Alberto, eccolo qua. Grazie, grazie mille. E parto subito con raccontarvi che cos'è la rassegna Don Chisciotte e chi l'ha organizzata. Noi siamo qui stamattina per presentarvi Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo e lo facciamo sulla pagina di ACE, Associazione Italiana Editori. Questa associazione nasce l'anno scorso e riunisce tutti gli editori della Campania, tutti quelli che vogliono, diciamo, associarsi in ACE e ha l'obiettivo di organizzare eventi culturali, manifestazioni, presentazioni in presenza, in questo caso in virtuale, perché insomma non riusciamo ancora a riunirci. E questa rassegna virtuale è partita ieri. È partita ieri con la presentazione di tutto il programma e sarà una 2 giorni, quindi tutta la giornata di oggi e la giornata di domani. Infatti vorrei invitarvi a non cambiare canale, a restare qui sulla pagina di ACE, perché dopo di noi ci sarà un'altra presentazione e continueranno anche nel pomeriggio. Quindi trovate un evento sulla pagina Facebook che si chiama Don Chisciotte Libri e Sogni e lì troverete tutti gli appuntamenti della giornata di oggi e della giornata di domani. Questa mattina, come vi ho accennato, presenteremo questo volume Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo, che è uscito molto tempo fa, il 12 marzo, e noi volevamo oggi presentarlo in presenza in piazzetta da Io Ci Sto, ma visto che non riusciamo, abbiamo deciso di presentarlo qui tutti insieme con la collaborazione di Alberto e di ACE, dell'Associazione Campana Editori. Quello che vorrei dirvi subito prima di iniziare è che Mattinate Napoletane è una raccolta di novelle, una raccolta di novelle scritta nel 1886 da Salvatore Di Giacomo, che in realtà è famosissimo per le sue poesie e per le sue canzoni. Ne abbiamo appena ascoltato una qui con Francesca e con Maria Grazia, però Salvatore Di Giacomo nasce come giornalista e come novelliere. Diciamo che Salvatore Di Giacomo è ritenuto essere uno degli esponenti del verismo sentimentale, quindi di quel verismo partecipato, commosso. E quando ho iniziato a lavorare a questa raccolta, a leggere le novelle, ma soprattutto a leggere la prefazione di Marco, ho notato subito questo grande legame di questo libro con tutta la collana che lo ospita. La collana è la collana Altro Parallelo della Polidoro Editore, una collana che è nata praticamente insieme alla casa editrice, che mantiene le origini della casa editrice, raccontando storie, vicende universali attraverso la città e in particolare la città di Napoli. Nella prefazione Marco racconta di Matilde Serao, parla degli scrittori immensi che sono venuti dopo Salvatore Di Giacomo, parla di Rea, parla di La Capria, ma soprattutto ha citato due nomi che vorrei citare anche io stamattina, che sono Roberto Bracco e Giuseppe Marotta. Roberto Bracco è un grandissimo drammaturgo che purtroppo è stato censurato dalla censura fascista ed era collega al Corriere del Mattino proprio di Salvatore Di Giacomo. E mi faceva piacere mostrarvi anche questo titolo, che è il primo titolo della collana Altro Parallelo, è dedicato proprio a Bracco e l'ha scritto Francesco Soverina. Marco racconta anche di Marotta, dice che Giuseppe Marotta era uno degli autori più importanti venuti poi dopo Di Giacomo. E Marotta è anche un autore della Polidoro Editore. A settembre abbiamo pubblicato San Gennaro non dice mai no, che è una raccolta di racconti. Questi libri hanno molto in comune, raccontano di autori, di scrittori che passeggiano nella città di Napoli e raccontano quello che vedono. E abbiamo aperto, diciamo, questa
questa collana con questo intento e i libri proseguono, diciamo, ad essere intrecciati con fili strettissimi tra di loro. Per presentarvi Giacomo ho scelto una frase che dice Giuseppe Marotta in questo libro, perché in questo libro c'è un racconto che è dedicato proprio a Salvatore di Giacomo e dice Salvatore di Giacomo morirà soltanto quando Mare Chiaro e l'intera Napoli avranno cessato di esistere. Quindi con questa frase di Marotta, che credo sia molto vera e molto, diciamo, sentita, vorrei chiedere a Marco di parlarci un po' di questo autore che è famosissimo per le sue poesie e le sue canzoni che hanno scritto la storia della canzone non soltanto meridionale ma anche italiana e di introdurci un po' l'autore. Grazie Marco. Grazie Cecilia e un saluto a tutti e benvenuti, e soprattutto una grande occasione questa per ritrovarci, per parlare della nostra città e per parlare di un grandissimo autore, una delle pietre miliari della narrativa napoletana, nazionale, e non solo. Un grandissimo che, come ben dicevi prima, noi conosciamo soprattutto per le sue eterne canzoni, quelle melodie meravigliose, ne abbiamo sentita prima una, pensiamo insomma a dei brani come Era de Maggio, lo stesso Spingo le Francesi, oppure insomma altri capolavori incredibili come Palomme Notte, no? Mi viene da pensare. Eppure lui, essendo un grande poeta, essendo l'autore dei testi di queste canzoni, paradossalmente all'epoca non amava essere riconosciuto come appunto un canzonettista, come il celeberrimo autore di A Mare Chiaro oppure di Era de Maggio. Tant'è che ci rimaneva male. Una volta si racconta che al Gambrinus una signora lo fermò, gli fece complimenti, ma si limitò solamente a farglieli per i testi delle sue canzoni. In realtà, pur essendo dei capolavori assoluti che ancora oggi ascoltiamo con grande piacere e che fanno parte della stagione d'oro della musica napoletana, che ricordiamolo, quando ancora non esisteva una musica italiana, la canzone napoletana era famosa in tutto il mondo, era un viatico internazionale, era un biglietto ulteriore da visita di questa città, ovviamente a livello internazionale. Però Di Giacomo ci teneva tantissimo a un aspetto, quello di essere riconosciuto come narratore, quello di avere successo come novelliere, tutt'al più come giornalista e come poeta, insomma, lui sentiva fortemente la volontà di voler emergere proprio come un autore di primissimo piano e come grande autore dell'Ottocento e del Verismo francese, che lui amava senz'altro, ma anche italiano, insomma, parlavamo di verismo sentimentale, quindi noi immaginiamo comunque un Di Giacomo che più o meno è coevo di grandissimi autori come Verga, come Capuana, insomma, lui aspirava proprio a diventarlo. Forse l'unica sua pecca è quella di non aver mai scritto un vero e proprio romanzo per poterlo diventare. In realtà lui è stato un artista totale, possiamo dire, perché appunto si districava dalla novellistica alla saggistica. Ricordiamo che lui fu il fondatore, tra gli altri, di quella meravigliosa rivista Napoli Nobilissima che raccontava le storie, i segreti di questa città, e che è qualcosa che noi facciamo ancora oggi, insomma, anche io nel mio piccolo lo faccio con le mie pubblicazioni. Ed è ha tracciato una strada, e così come ha tracciato appunto una strada dal punto di vista delle novelle, dei racconti, tant'è che appunto i suoi eredi furono i Marotta, i Rea. Tutto questo perché? Perché probabilmente lui per primo capì che per rendere nel migliore dei modi la caleidoscopica realtà napoletana, le grandi sfaccettature di questa metropoli che è un mondo e che ha tante storie da raccontare, beh, i racconti, le novelle erano il modo migliore. Tant'è vero che poi, insomma, è quello che fece pochi anni prima la stessa Matilde Serao,
è quello che faranno tantissimi autori anche dopo di lui. E poi c'è un grande dibattito sul fatto di perché non esista un vero e proprio grande romanzo napoletano, no? Certo, si può citare Mastriani, grandissimo novelliere, lo stesso La Capria con Ferito a morte, Il resto di niente di Striano, però se ci pensate sono tutti romanzi che affrontano determinati aspetti della napoletanità, mentre insomma la pluralità di voci non può che essere espressa in una raccolta di racconti, tutt'al più nel teatro dove egli fu un grande maestro. Ci mancava soltanto che fosse pittore, poi sarebbe stato un artista completo, ma in realtà lo è perché appunto queste mattinate napoletane non sono altro che dei bozzetti, lui infatti fu anche l'autore di Bozzetti napoletani, che è la precedente pubblicazione, sono appunto delle tranche de vie che lui, insomma, consumando le suola delle scarpe, andando in giro per la città, vedeva, osservava, era connaturato insomma con questa città dolente, come insomma la chiamerà Axel Munthe proprio negli stessi anni, la città della miseria, la città delle grandi ferite che purtroppo l'Unità d'Italia non riuscì a sanare. Ricordiamoci che Di Giacomo è nato nel 1860, quindi proprio insomma quando finì il regno borbonico e cominciò l'Unità d'Italia, che era negli auspici di tutti i patrioti che avevano lottato per la Costituzione già nel periodo borbonico, era l'obiettivo massimo, era la grande speranza di cambiamento, la grande aspettativa della svolta per questa città, che invece purtroppo si ritrovò da essere, da grande capitale qual era, a una delle tante città purtroppo molto bistrattata, molto abbandonata, tant'è che la miseria emerse fuori in maniera molto più lampante rispetto al passato. Basti pensare insomma che l'Albergo dei Poveri, questa grande istituzione messa su da Re Carlo di Borbone, che comunque funzionava almeno fino a quegli anni, dava comunque la possibilità a molti indigenti di rifarsi una vita, di imparare un mestiere, venne pian piano abbandonata, e quindi diciamo questi poveri, sempre più poveri, si riversavano per le strade, ed è quello che ammirò Di Giacomo. Di Giacomo che in realtà non doveva far questo nella sua vita, perché doveva fare il medico. E infatti te lo stavo per chiedere, perché quello è un aneddoto molto, molto curioso. Vai pure. È proprio così, in effetti lui, che insomma figlio di Francesco Saverio Di Giacomo, che era un abruzzese venuto a Napoli, invece la madre poi insegnava al conservatorio, quindi c'era questo legame artistico con la musica, ma il padre voleva a tutti i costi che egli diventasse medico, che proseguisse i suoi studi in medicina, insomma, sorte che è molto contemporanea. In effetti Di Giacomo ha questa caratteristica veramente molto vicino a noi, nonostante i 150 anni passati praticamente, ma ecco, lui sapeva che non era la sua strada, iniziava a collaborare col Corriere del Mattino, dove iniziava appunto a scrivere queste prime novelle. Tra l'altro fu messo alla prova, perché all'inizio scrisse delle novelle di stile tedesco e i suoi redattori pensavano che lui potesse averle tradotte e ricopiate, invece poi proprio per questo lui si mise a scrivere appunto le novelle napoletane, per dimostrare che era un grande novelliere che affrontava la realtà. Ebbene, proprio in concomitanza della sua scrittura per i giornali capitò un episodio lì nell'aula di anatomia dell'università, che tra l'altro è ancora presente lì al primo policlinico, è un'aula storica circolare, dove insomma il povero Di Giacomo assistette alla vivisezione di un cadavere di una persona anziana, e a un certo punto non resse a questa scena, non resse alla vista del sangue e se ne andò via a gambe levate. Tra l'altro con un altro aneddoto macabro, perché si imbatté in un inserviente che in quel momento stava portando in una tinozza delle membra umane sparpagliate che caddero a terra, quindi provocandogli un ulteriore raccapriccio. Però da quel momento, con grande coraggio, Di Giacomo lasciò gli studi di medicina, seguì la sua grande passione letteraria
che poi lo ha portato, diciamo, a vivere anche abbastanza agiatamente, perché ricordiamo non soltanto i successi, ecco, come giornalista, ma anche quelli economici dovuti al successo delle canzoni, ai drammi messi in scena. Pensiamo ad Assunta Spina, che è il suo capolavoro teatrale, messo anche in scena in televisione in anni piuttosto recenti, e poi divenne, insomma, un grande bibliotecario. Ecco, fu bibliotecario di San Pietro a Maiella, fu, diciamo, il direttore della Lucchesi Palli alla Biblioteca Nazionale. Quindi, insomma, riuscì ad affermarsi come intellettuale in grande spolvero. Negli anni del fascismo lui aderì al manifesto degli intellettuali fascisti, era uno che, insomma, un po' per quieto vivere aderì al regime. Poi, ecco, ebbe questo malore nella sua bellissima casa di Sant'Agata sui Due Golfi, dal quale non si riprese più, e nel 1934 morì nella sua splendida casa di via San Pasquale a Chiaia, dove ancora oggi possiamo ammirare una lapide che lo ricorda degnamente. Grazie Marco, grazie mille per questa introduzione. Io adesso vorrei lasciare la parola, anzi la voce a Sergio che leggerà uno dei racconti presenti nella raccolta. Vai Sergio, grazie. Allora, questo brano è tratto dal racconto Lurid o Vasillo. 3 giorni dopo arrivato, col mio bravo cassettino d'armacollo e col mazzo di pennelli fra le mani, infilavo entrandovi da Borgo Loreto il lungo vicolo Giganti, per quale si spunta alla Marinella. Chi non è mai stato a Napoli non può sapere che siano questi vicoli di Borgo Loreto, topaie di marinai miserabili, vestiti di lana doppia, puzzolenti, neri come il carbone. Tutta la vita grama di questi lavoratori del mare s'agita ripullulando in case buie, profonde, umide. Un tristo e schifoso spettacolo, poco lontano dall'azzurro divino spettacolo del mare, innanzi al quale la mia mano freme sulla tavolozza. Io dunque, per andare a dipingere alla riva, passavo per vicolo Giganti, guardando qua e là curiosamente e persino fermandomi a contemplare con meraviglia di forestiero e curiosità d'artista qualche interno pittorico, pieno d'ombre e di mistero. E fu in una di queste fermate che una donna sui 30 anni, piccola, bionda come tutte le figlie del mare, mi chiamò sulla soglia di casa sua nella via e mi chiese sorridendo se volessi disegnarla. Io rimasi sorpreso. Sì, vi disegnerò, bella bionda, le risposi. Ma com'è che sapete che io disegno? Ella mi disse che passavano sempre per quella via dei giovanotti, i quali andavano a disegnare le barchette, il mare, i pescatori. Ognuno di loro portava sotto il braccio un cassettino come il mio, nelle mani i pennelli e in testa un cappelluccio a cencio come il mio. Ora i disegnatori li conoscevano subito. Sta bene, vuol dire che un bel giorno allora ripasso e vi disegno. E quando? Al più presto possibile, bella bionda. Io non mi chiamo bella bionda, mi chiamo Fortunata. Volete passare lunedì? Va bene, passerò lunedì. Il lunedì di buon'ora mi trovai al vicolo Giganti. Fortunata, ritta sulla soglia di casa sua, lavorava all'uncinetto sorridendo, mi aveva visto da lontano. Dunque, siamo pronti? Entrate. La seguì di una piccola stanza, dal pavimento tutto sconnesso e sporco. Attorno, appese ai muri, immagini di santi, oli di olivo benedetto, nasse di pescatori, corbelli di paglia, piccole bombole di polipi. Una tavola, un lettuccio e 2 o 3 seggiole zoppicanti. Sentite, disse lei appoggiandosi col dosso alla tavola e giocando col gomitolo, io volevo chiedere un favore. Ebbene, io non volevo essere disegnata proprio io, perdonatemi. E chi? Ella allora volse lo sguardo al lettuccio confusa e mi accorsi che nel lettuccio c'era qualche cosa, un piccino. 2 grandi occhi azzurri mi guardavano spaventati. Una testina bionda come quella di Fortunata si levava dal capezzale intenta. Il piccino, mormorò lei. È malato. Ha una gran febbre da 5 giorni. È mio figlio Dreucci. Dreucci, belle mamma, tu fai disegnare. Il signore, il consiglio, io gli fai il ritratto. E mamma lo metto qua appeso, di faccia a te. Quando Tata viene e vede il ritratto di Dreucci, dirà:
Chi sei Andreucci? Bello, dale qua. Il piccino ascoltava, con gli occhi lucenti di febbre, senza mostrare di decidersi. Guarda, gli dissi, mostrandogli un soldo in punta d'India, se sarai buono, io ti darò questo soldo. Sorrise, guardò la madre che sorrideva pure lei incitandolo. Finalmente accettò, nascondendo il soldo e la manina sotto la coltre. Valeva la pena di interessarmi a questo fanciullo. Nella luce fredda era una testa di un sol tono di colore, senza rossi, senza rilievo accentuato, pallida, caratteristica. I grandi occhi azzurro scuro lucevano tra i riccioli. Dalla piccola bocca, puerilmente, il labbro inferiore saliva sull'altro, in una smorfietta sdegnosa. Avete mai visto qualche pallido bambino malaticcio dipinto da Rubens? Ecco, così lui. Fortunata invece pativa di curiosità. A ogni 5 minuti si levava per venire a guardare di sopra le mie spalle e esclamava: «Ma quando ci vedrà qualche cosa? Ci vuole ancora molto tempo, lo fate ridendo, verrà bene». «Sì, sì». «Lo lascio qui», disse a Fortunato. «Mettetelo in un cantuccio, con la faccia al muro, e badate di non toccarlo». «Ma quando tornate?» «Domani». «Certamente, certamente». «Addio, piccino». E mi chinai su di lui per fargli un bacio. Egli mi mise la mano sulla faccia respingendola. «Che hai?» gli disse Fortunato. «Su, fagli un bacetto». E soggiunge sottovoce: «Dategli un soldo». «No, eccoti un soldo. Ora mi fai un bacio». Le sue piccole labbra febbricitanti toccarono lievemente le mie. «Ah, signorino», mi disse Fortunato presso la porta, «il piccino è molto malato. Dice il medico che l'ha visto che gli ha male ai polmoni. È il primo figlio, signorino mio». «Via, su, fatevi cuore, è bambino, guarirà, il suo babbo, è vero. È andato via, è marinaro. È partito per pescare il corallo con tutta la paranza. E torna da qui a un mese, signorino mio. Per il piccino va pazzo, se sapeste». Tornato domani, con una bella giornata di sole, ricominciò il mio lavoro. Il modello mi si dimostrava più amico, arrivava perfino a sorridermi. E quando rimisi la tela appoggiata al muro e stavo per licenziarmi, lui mi fece con la sottile vocina: «Pulito Vasil». Grazie a Sergio Savastano per la lettura, grazie mille. E approfitto proprio di questo via di Sergio, che ha letto il primo racconto della raccolta, per entrare un po' nel testo, nel vivo del testo. Marco Perillo, prima l'ha accennato, ha raccontato del forte legame che c'è tra Di Giacomo e non solo, ha nominato tantissimi altri scrittori e giornalisti, con la città di Napoli. C'è questo cronista con l'occhio vigile, ma allo stesso tempo il poeta con uno stile pittorico, musicale. Ed è proprio quello che traspare in queste novelle che Marco chiama bozzetti della memoria. Sono delle vere e proprie fotografie della Napoli del tempo, che in realtà ci restituiscono moltissimo della Napoli di oggi. Quindi volevo chiedere a Marco chi era questo novelliere e giornalista che passeggiava per la città e che cosa ha raccontato in questi bozzetti della memoria, che sono quasi tutti drammatici, ma raccontati con uno stile musicale, pittorico. I protagonisti vivono, palpitano proprio sulla pagina e soprattutto sono protagonisti di una città che è sempre sullo sfondo di queste novelle. Sì, è proprio così. Bisogna pensare che innanzitutto Giacomo, quando ha scritto queste novelle, aveva solo 27 anni. Erano un po' i suoi esordi narrativi, le sue prime prove. E in realtà cosa c'era di meglio che camminare in lungo e largo nel corso delle mattinate napoletane e fermarsi davanti a un uscio, davanti a un basso, davanti a un ospedale e vedere quello che succedeva e restituirci così in maniera genuina, come hai detto bene tu, proprio delle fotografie, delle istantanee scattate nella Napoli del tempo, e soprattutto per farci rendere conto, lo accennavamo prima, delle enormi ferite di questa città. Non sono dei racconti facili da digerire, ecco, sono dei racconti che lasciano il segno, sono dei racconti che spesso narrano di storie drammatiche. Ecco, prima Sergio ce ne ha letto uno nel quale traspare appunto la grande pietas da parte di Giacomo, che a differenza appunto dei viristi dell'epoca, ma della stessa Serao, si commuove quasi, cerca sempre di lasciare un barlume di speranza.
però le sue storie sono appunto storie drammatiche, le storie delle grandi problematiche che viveva la plebe in quegli anni, e spesso e volentieri i protagonisti sono proprio i bambini. I bambini lasciati appunto morire, i bambini lasciati lavorare spesso al nero, i bambini spesso delusi da un futuro che non c'è e da un presente asfittico, maleodorante, pesante. Per esempio ricordo la bellissima bambina della novella dedicata alla calza della Befana, la piccola Bettina che è presente in questa raccolta, la cui famiglia è talmente povera che il giorno della Befana lei si aspetta di vedere la calza piena di qualcosa, ma in realtà vede solo una calza bucata ai piedi del letto e scoppierà in un pianto a dirotto. Ed è lì che secondo me c'è proprio il climax della dell'entrare nell'animo della Napoli del tempo da parte di Giacomo. Come vedete sono dei personaggi che ricordano molto per esempio quelli di Dickens, della Londra dickensiana, sì magari ecco della Regina Vittoria, quindi siamo più o meno in quel lasso di tempo, ma che insomma anche quella città grande capitale affrontava dopo l'industrializzazione determinati problemi sociali. Napoli non era da meno, e quindi da questo punto di vista possiamo tranquillamente dire che Di Giacomo è il nostro Dickens. Ma non soltanto i bambini, ci sono storie drammatiche che riguardano soprattutto le donne, la condizione femminile dell'epoca, donne spesso maltrattate, umiliate, sfregiate, come nel caso della celeberrima Assunta Spina, ma vedremo insomma situazioni del genere anche in queste novelle che sono proprio il germe di quel capolavoro che è Assunta Spina, donne senza tutela e che non soltanto magari vengono maltrattate, calpestate dalla società dell'epoca, ma che a volte vengono illuse e soffrono dei patimenti d'amore, no? Come nel caso per esempio della giovane Antonietta sedotta e abbandonata da un marinaio che si strugge per amore proprio in queste novelle, oppure della bellissima Carmelina, una ragazza che viene costretta a farsi suora contro la sua volontà e che appunto durante il periodo di noviziato avrà quei turbamenti che sono purtroppo erano sicuri che sarebbero arrivati, perché chiaramente insomma in una situazione del genere non poteva far altro. Ma ci sono anche degli aspetti abbastanza possiamo dire gotici in questi racconti, come una delle novelle più scioccanti, che narra di alcune donne anemiche che solevano passeggiare per Toledo nei fine settimana con i loro ombrellini, con i loro bei vestiti, che adocchiavano i ragazzi dell'epoca, ma che soffrendo d'anemia spesso e volentieri si recavano la mattina al macello pubblico, al mattatoio che c'era a Poggio Reale fino a qualche anno fa, per bere del sangue. E quindi Di Giacomo racconta insomma questo rituale di queste donne anemiche che bevevano tazze di sangue come delle vere e proprie vampire, che per guarire insomma dall'anemia si nutrivano ovviamente del plasma. Però io credo che ecco questa raccolta abbia come metafora tra tutti i racconti l'unico racconto non verista, l'unico racconto non realista della raccolta, che è Gli amici, si intitola, o diciamo comunemente identificato come Il cardellino, che non a caso è ispirato anche la copertina. Esatto, che la migliore copertina non poteva avere. Tra l'altro, voglio dire, insomma, un altro componimento poetico di Giacomo parla appunto del famoso uccello freddolito che a marzo esce d'entra, che ha paura di uscire perché non sa se piove, se c'è il sole, no? Quindi è una figura che ricorda. Un richiamo.
questo grande richiamo, però questo uccellino tenuto in una gabbietta all'esterno di un'abitazione che dà su un vicolo cieco, buio, malfamato, che viene in pratica abbandonato a se stesso dai suoi proprietari, che soffre di malinconia e che ha soltanto l'amicizia di un piccione che ogni tanto viene lì a raccogliere le penne che cadono. Il cardellino si chiede: ma perché mi cadono le penne? Il piccione non ha il coraggio di dirgli che probabilmente è malato, gli dice: guarda, ma sono cose che succedono, non ti preoccupare, poi un giorno arriverà lì e troverà che il cardellino, insomma, non c'è più nella gabbietta perché è morto, sono rimaste soltanto le sue penne. Ecco, questa che sembra quasi una favola di Esopo, in realtà è un po' la metafora di un'umanità sofferente, di un'umanità rinchiusa nei suoi fondaci, rinchiusa nei suoi bassi, rinchiusa nei suoi vicoli, dove nemmeno il famoso 4 di maggio, che era il giorno dedicato agli spostamenti, no, agli sfratti, che noi troviamo in questa raccolta come tante altre testimonianze dell'epoca, pensiamo alla costruzione del rione Amedeo in quella che era aperta campagna e che oggi è in pratica Via dei Mille, no? Quindi tutta quella zona di Chiaia meravigliosa, pensiamo alle descrizioni in Calesse per andare dalla Reggia di Capodimonte al Museo Nazionale, insomma tante tranche de vie importantissime, ma che secondo me, ecco, in questo cartellino vedono proprio la figura emblematica, fantastica di questa condizione di Napoli, dei napoletani di fine Ottocento, imprigionati in una gabbia nella speranza di spiccare un volo che in realtà non riescono a spiccare. Marco, ti ringrazio molto e ti faccio leggere anche dei commenti perché sono tutti molto molto felici di ascoltarti e quindi volevo farteli leggere. Grazie. Tornando alle donne che hai citato poco fa, io volevo chiedere a Sergio di leggere il suo racconto, è proprio quello che ha come protagonista una donna ed è Fortunata la fiorista. Grazie Sergio. Da Fortunata la fiorista. Giorni fa, le vicine di Fortunata Cappiello, con molta meraviglia, videro chiusa la bottega di lei. Bisogna premettere che Fortunata Cappiello ha bottega di fiorista in Via del Duomo e oltre a questo ha un padre ed una mamma i quali non sono mai stati in tenerezze, anzi, per dirla con le vicine di Fortunata, i due coniugi facevano cane e gatto tutta la settimana, specie il venerdì, quando Giuseppe Cappiello chiedeva quattrini alla moglie per giocarsi di allotto e lei glieli negava. Vista la bottega chiusa sino a mezzogiorno e argomentando che più non si fosse aperta in tutta la giornata, le vicine, sempre maliziose e maldicenti, ne trassero molte congetture, tra le quali questa, che nella notte i Cappiello avessero subitamente sloggiato e portato via il po' di mobilia per non pagare il padrone di casa. «Sentite», disse Giovannina Zoccola, merciaia di rimpetto, «questo non ha potuto succedere. Vero è che la fame se li mangiavi, Cappiello, la fame e i debiti, che a me, se veramente non tornano più, mi dovranno dare sempre 15 soldi da Pasqua passato. Ma un po' di danaro lo mettevano da parte, via, eh. E poi c'è stato sempre Don Procolo, il signore, che ha riparato spesso e volentieri». Don Procolo, un attempato arzillo, negoziante e proprietario, veniva a sera a trattenersi nella bottega e quando c'era Don Procolo a costo a Fortunata, seduto in mezzo ai fiori di organzino, in mezzo ai fasci d'erba artificiale, la mamma di Fortunata, dalla parte loro, chiudeva a metà dell'uscio. Le vicine dicevano che chiudeva anche un occhio. Fortunata, poverina, era magruccia, pallida, con molto nero sotto gli occhi, la frangetta, i grossi cerchi dorati alle orecchie, un neo presso al mento. Piaceva. Stropicciava lo spazzolino sui denti, che aveva bianchi e piccoli, si nettava le unghie con molta pazienza alla mattina sotto l'uscio prima di mettersi a lavorare. I fiori artificiali, quelli per i borghesi di Foria e per i negozianti del quartiere Pendino, sono strillanti e il colore vivo s'attacca alle mani. Fortunata pareva la maîtresse au Men Rouge. Don Procolo non ci badava granché, ma la ragazza serbava, per così dire, le manine nette per il suo innamorato vero, che nessuno conosceva.
quando Don Procolo badava le balle di tela giù in dogana, nelle ore di pomeriggio, l'innamorato della fiorista passava per via Duomo, la sigaretta tra le labbra, un bastoncino di bambù in mano. Era un impiegatuccio a 1200, con lineamenti di un'antipatica regolarità, biondino, magro, malaticcio, molto pulito. Fortunata lo adorava. Nella sera del 3, due sere fa, i coniugi Cappiello tornarono alla bottega, che potevano essere le 7:30. Donna Maria ficcò la gran chiave nella toppa, aperse la porta e sgusciò dentro. Accese un fiammifero. Cercava qualche cosa. Di fuori il marito s'era addossato allo stipite e con le mani nelle saccocce dei calzoni, le labbra strette, non levava gli occhi da un monticello di spazzatura ammucchiato ai piedi sotto al marciapiede. A un tratto girò sui tacchi, spinse l'uscio che Donna Maria aveva socchiuso ed entrò. L'uscio si richiuse. Il calzolaio di faccia, che passava lo spago per una suola, si lasciò cascare le mani e lo spago sulle ginocchia e si mise a guardare. Subitamente nella bottega della fiorista scoppiò un alterco. La voce stridula della vecchia si levava alta, le rispondevano le bestemmie di Don Peppe Cappiello. Distintamente una frase di Donna Maria arrivò nella strada. «Nugno ver! Nugno ver!» Poi quella di Don Peppe, come un urlo. «Maritta a me!» Succedette un gran rumore, come di seggiole rovesciate. Il calzolaio s'alzò impensierito, le vicine erano diventate pallide. A un tratto mi suonò un grido femminile, terribile. L'uscio si spalancò. Venne fuori Donna Maria, che voleva parlare e non poteva. Agitava le braccia, barellando. Un flotto di sangue le spicciava dalla gola ferita. Tutto lo scialle se ne inzuppava. Cadde sul lastrico come uno straccio e non si mosse più. Il calzolaio mormorò: «L'ha ammazzata». Il resto lo seguo. Non ti sentiamo. Eccomi. Grazie Sergio per aver dato voce alle parole di Giacomo e ci ha dato anche un po' l'idea di cosa sono queste novelle, questi racconti, dei colpi di scena, uno stile fluido, musicale, il dramma però raccontato della città di Napoli, che spesso la città nelle descrizioni di Giacomo è molto simile anche alla città di oggi, nonostante siano passati tutti questi anni. Io prima di chiudere volevo ringraziare Marco Perillo, che è stato qui con noi, che ci ha raccontato Salvatore di Giacomo e questa raccolta, Sergio Savastano per aver prestato la sua voce. Grazie e soprattutto la libreria Io ci sto e Alberto Della Sala. A chiusura vi ricorderò delle cose di Ace e della rassegna Don Chisciotte, però volevo lasciare la parola, anzi appunto la voce e la musica, a Francesca e a Mera Grazia, che ci saluteranno con una delle canzoni più celebri in assoluto di Giacomo, Era de Maggio. Grazie. Grazie. Noi vi salutiamo con questa celebre Era de Maggio, augurandoci di poterci rivedere tutti in piazzetta da Io ci sto, tra cultura, musica a maggio. E amore e passione per ciò che si fa. Grazie. Diceva, cuore, cuore, cuore.
e il mondo sa vota, amore vero no, non vota mica. Te bellezza mia, ma non muraia, si dal cuore del danzello. L'acqua latina non si secca mai, è ferita d'amore, non si sana, non si sana, casa nata, si soppose gioia mia. Mieta storia barzomata a guardare di una starria e ti dica cora, cora, cora mia, tornare so, torna maggio e torna ancora. Torna maggio, torna ancora, ad me che la vuole. Bravissima. Grazie. Grazie mille. E vi ricordo che tra pochissimi minuti, tra 10 minuti, inizierà un altro evento sulla pagina Facebook di ACE, Associazione Campana Editori, e che nell'evento Don Chisciotte che trovate tra gli eventi della pagina ci sono tutti gli appuntamenti di oggi e di domani. Grazie a tutti, buona giornata. No, that's a book.